Bentornati ragazzi sul mio canale, oggi ci occuperemo della spada di Tengen, dal modello di Blackforge Game Tengen The Ancestor. Ho già dato una mano di fondo nero Titan Hobby su tutto il modello. Dipingeremo il filo della lama con la tecnica nuova e la restante parte dando un effetto arrugginito, effetto vissuto. Per questa tecnica utilizzeremo Valeo Flat Brown, Moonfang Brown di Citadel, Scarlet, sempre di Valeo. Questa volta utilizzerò una wet palette di Army Painter, dove potrò diluire in modo corretto il colore e creare sfumature tra i vari colori che andrò a utilizzare. Inizio in questo caso con flat brown e una punta di nero. Il colore è molto diluito. Andrò a depositare il colore su tutta la superficie, in modo molto leggero, giusto una velatura. Andrò poi, con i passaggi successivi, a schiarire il tutto. Come potete vedere, la lama sembra sporca, il colore non è marcato, giusto una velatura. Andremo adesso con flat brown a schiarire ancora di più le parti meno esposte. Cerco di tenere il colore sempre molto diluito, in modo da ricreare questo effetto con più passaggi, in modo da renderlo più realistico. Un flat brown di Valeo abbiamo finito, questo è il risultato. Come potete vedere è sfumato verso l'alto. Adesso è il momento di passare a Moonfang Brown di Citadel. Colore che vira leggermente sul rosso, colore un po' più acceso. Andremo a ricreare quell'effetto arrugginito, applicato sempre in modo molto diluito, molto leggero, e in modo soprattutto irregolare. Anche con Morphan Brown di Citadel abbiamo terminato. Da questo lato il colore si sta ancora asciugando, dal lato opposto della spada il colore asciutto, potete vedere la transizione dall'effetto arrugginito al nero. Partiamo adesso con Scarlet di Valeo. Stenderemo il colore solo in alcuni punti. Non voglio che la spada risulti troppo arancione, essendo il colore molto molto vivace. Colore sempre steso in modo molto diluito. Andrò a ripassare di volta in volta per schiarirlo sempre di più. Applico la seconda mano sulla precedente, ancora leggermente bagnata, in modo da ricreare questo effetto arrugginito e renderlo più realistico possibile. La terza mano di colore, un po' meno diluita rispetto alle altre, la andrò ad applicare sugli spigoli e sugli angoli. La prima parte della spada è terminata, come potete vedere l'effetto arrugginito è venuto anche abbastanza bene. Passiamo adesso allo step successivo. Adesso passiamo al filo della lama. Utilizzerò Dark Prussian Blu di Vallejo, Azur sempre di Vallejo, bianco. Questa per me è una tecnica completamente nuova che non ho mai utilizzato. Si tratta di ricreare un effetto metallizzato, un effetto metallico con dei colori che di metallico non hanno assolutamente nulla, in modo
modo da ricreare quell'effetto di lucentezza che si ha appunto con il metallo che riflette la luce. Molto probabilmente ci sono metodi più efficaci per ricrearla, ma questa era la mia prima volta. Ho cercato di utilizzare il colore sempre in maniera molto diluita, applicandolo bagnato su bagnato in modo da sfumare le parti più chiare e le parti più scure allo stesso tempo. Il passaggio da un colore all'altro non deve essere netto, ma deve essere graduale. Dalla parte più scura alla parte più illuminata. Con il bianco vado poi ad evidenziare il filo della lama per dare un contrasto maggiore. Utilizzo il bianco puro sia sul filo che per i graffi. Sicuramente questo effetto, il non metallic metal, renderà di più su modelli più piccoli. Su modelli grandi rende il tutto più cartunesco. Ma applicato su un dettaglio come il filo della lama può dare quel carattere in più. Continuo con il bianco puro, aggiungendo piccoli dettagli, ripassando il filo della lama, le zone dove maggiormente si rifletterà la luce. E qualche piccolo graffio. Siamo finalmente giunti alla fine del video. Non Metallic Metal è una tecnica molto interessante, non l'avevo mai provata, sinceramente non mi è dispiaciuta. La riprenderò molto probabilmente su qualche altro modello. Se avete dei dubbi o delle curiosità o qualche consiglio da darmi, scrivetelo sotto nei commenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto. E iscrivetevi al canale. Con questo è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito. Un saluto e alla prossima.